Sei capitato nel canale giusto, evidentemente stai cercando giochi di guerra, navi, carri armati, aerei e quant'altro. Ebbene, con il mio canale e con i giochi che porto avrai tutto questo. War Thunder, World of Warships and Enlisted, non hai bisogno di nient'altro. Trovi il link per scaricare questi giochi gratuitamente e con alcuni vantaggi, appunto, in descrizione trovi tutto quanto. Andiamo a vedere oggi l'M728 CEV. Carro armato premium americano medio. Può sbloccare efficacemente dall'era 1 all'era 6. Abbiamo un cannone da 165. Potremo utilizzare esclusivamente i proiettili HASH, proiettili ad alto esplosivo a testa deformabile. Potremmo aprire diverse parentesi rispetto a quello che andremo a vedere durante il gameplay. Tempo di ricarica 27.7. Non abbiamo la qualifica base perché mezzo milione di crediti non glielo do né ora e né mai. Cos'altro dobbiamo dire? Mitragliatrice 12.7 e 7.62, velocità massima 48 km. Lo giochiamo con l'F8F1B, cannoni da 20 e 3 bombe da 1000. Siamo pronti? Andiamo in partita, via! Vi ricordo che in descrizione troverete i link utili per acquistare giochi a prezzi gratuiti. La collaborazione con Eneba.com continua, sito appunto che vi consente di acquistare giochi a prezzi scontati. Si possono acquistare giochi praticamente per tutte le console, Xbox, PlayStation e quant'altro, e anche per i PC user ci sono le chiavi da poter acquistare. Il gioco del momento, se non lo sapete, ve lo dico io, è ovviamente Hogwarts Legacy. Andiamo in partita! Sta qua dietro. Tutto calcolato. Fra, tutto calcolato, tranquillo. Mi servirebbe una manina piccola però, eh. Porca miseria, porca miseria. Fammi riparare. Fermo, che ti faccio saltare in mille pezzi. Siamo ancora bloccati però. I nostri compagni molto bravi perché si sono fatti flancare da dietro, eh. Veramente 10 e lode questa cosa. Ecco. Siamo completamente da soli. Siamo ancora in fase di riparazione. Cioè, lui attraversa la casa? Ah, ok, no, pensavo che il colpo fosse arrivato passando la casa, ok. Mi sembrava un po' strano. Però sai, quando ti spara un IS-2 è tutto possibile, quindi ho detto, vabbè. Mi ha visto? Ma che mi ha visto? Che questo dorme. Ce ne sta uno qua giù. Un altro là. Che cosa è appena successo? Che cosa è appena successo? Perché? Scusate, io l'ho colpito. Perché non mi ha dato la kill? Buggatissimo. Buggatissimo. Cioè ragazzi, no dai, sto parlando seriamente, non sto scherzando. Perché non mi ha dato la kill sul Tiger? Ma no, dai, ma non ci si crede. Non ci credo, raga, due volte, non ci credo. Cioè, vuoi farmi credere che nel lato il Tiger non esplode?
Ragazzi, io rimango senza parole. Poi torniamo nell'hangar perché vi farò vedere, come dire, quando provi i tiri nell'hangar. Ora non mi sta venendo il termine. Fai le prove dei proiettili, no? Perché la cosa mi sembra un po' strana, sinceramente. Un po' troppo strana. Complotto! Andiamo a sganciare le bombe. C'è anche un aereo là. Siamo troppo veloci. Non andiamo troppo veloci perché poi non riesco ad avere il controllo dell'aereo. Si è schiantato? What? Qua ne vedo un po' però di fra, eh. In realtà ne vedo solo uno. Vai! Panther 2 è andato. Completamente fatto saltare in aria, mi verrebbe da dire. Se ci fosse un antiaereo, un carro armato leggero, potrei provare. Perché comunque i miei cannoni sono pur sempre dei cannoni da 20. Cioè, non è bau bau micio micio, ok? È impegnato con l'altro. Sto scherzando, ciao. Sto scherzando per due. E non ci siamo. Non dovrebbero esserci aerei nemici al momento. Quindi siamo un po' più liberi. Ovviamente appena arrivano gli aerei non facciamo più queste manovre. Ecco appunto, ce ne sta uno e non l'avevo manco notificato. Abbiamo perso il motore. That's a problem. That's a problem. Potevo fare nient'altro. Vorresti farmi credere che io con un carro così gigantesco sono andato a prendere questo punto specifico, che è l'unica parte del carro non penetrabile a detta dell'analisi della protezione del Tiger 2 e del proiettile che ho sparato? Vuoi farmi credere questa cosa? Cioè, ragazzi, ma stiamo parlando seriamente? Guarda! Cioè, stiamo parlando di una porzione di carro che anche a volerla colpire con 100.000 colpi non la prenderesti mai e poi mai nella vita. E questa cosa, per assurdo, non è successa una volta, è successa ben due volte, perché il secondo colpo si vede che il colpo che ho sparato letteralmente è andato a prendere lo spigolo, ok, della torretta del Tiger, e quindi la kill non è arrivata. Ora, non so se è abilità nel colpire quel punto oppure una sfortuna gigantesca. Io penso un mix di entrambe le cose. Ora, sparando da tutte le altre parti, il colpo ovviamente avrebbe fatto danno. Serbatoio, qua ovviamente cingolo, ok. La parte ideale sarebbe stata la torretta, perché kill assicurata. Però sai, ce l'hai a 200 metri, non è, aspetta, mo sparo in torretta sicuro. Più o meno il colpo era quello, e comunque sia ero sicurissimo di fare la kill. No, invece no, siamo stati smentiti. Ne prendo atto. Esattamente, dobbiamo, capito, prendere tutti questi alle spalle, perché si stanno divertendo troppo e non va bene. È il turno nostro di divertirci, lo vedo. Bravo, devi fare questo. Stavolta mi assicurerò che tu... No! Bra, le tue ultime preghiere. Boom! Come on! Boom! È normale, perché quello va a respawnare e quindi mi viene a prendere. Passa! Bra! Ti ho visto, lo so che stai là. AMX. Oh, sì. Così, come on. Ti ho fatto saltare in mille pezzi, ti piace? Io mi sono divertito. Ne voglio un'altra.
Spero che non ci sia nessuno dietro. Ti ho appena visto, fra. Attenzione alla mappa. Sì! Ciao ciao, me ne vado col fumo. Ma ha capito dove sono. L'ha capito, ma non più di tanto. No, è ancora vivo! Non ci posso pensare quello che sta succedendo. No, l'MXR è spawnato. Ma sei lurido. Sei proprio lurido. Quello là potevo farlo, ma l'ho mancato clamorosamente. Non avevo visuale, ho detto vabbè dai provo. Ma porca miseria. Ci sono diversi aerei. Uno, due. Ma io ne ho visti tre. Auguri. Sì, tre contro uno, vai. No, ma in realtà ce n'è un quarto. Ce n'è un quarto, lo so perché l'avevo visto prima. Dobbiamo capire come fare ora. C'ho ancora le bombe a bordo, quindi l'aereo... Guarda, guarda, vuole fare il fenomeno che mette... Fammi sganciare le bombe. Proprio con sto aereo io a fa ste cose. Avessi avuto un altro caccia l'avrei già chiuso. L'ha chiusa lui. E mi attacca anche l'artiglieria. Vabbè. Mi sono messo in una situazione difficile. Peccato, si poteva chiudere però. Penso che ci sia un leopard da queste parti. Ciao! Guarda che io ce l'ho bello grande, eh. Guarda che ti faccio male. Guarda che ti faccio male. Attenzione alla mappa. Fra. No. La risposta è semplicemente no. Te l'ho detto che ce l'avevo grande, tu non mi credi. Come pe... No. Ce ne sta un altro, porca miseria. No, di qua non si passa più. Eccolo, occhio, 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 occhio. Occhio, occhio. Bra. Là, devi fare attenzione. Vieni, ti tiro indietro, ti tiro indietro. È mancato, fra, torna indietro, torna indietro. Preso. Ho detto, senti, io adesso sparo, alzo al massimo e sti gran cavoli, l'ho preso. Non è male. Ragazzi, di qua non si può passare. Dobbiamo andare a destra.
Anche perché arriva artiglieria su artiglieria. Buono il T-55. Fra, lo so. Ne è passato uno. Stanno catturando Charlie. Ma questo è vivo? Era vivo. Come cavolo è che si è infiltrato? Cioè, ragazzi, ma porca miseria! 10 carri, nessuno lo vede. Devo arrivare io per farlo. E lo sapevo. Va bene, dai. Però devo farla. Queste sono kill che bisogna fare. Non si possono mancare. Ho capito che sta sulla sinistra. Fra un attimo. No. Qualcuno mi spara da destra, sono convinto. Quando meno te lo aspetti, arriva sempre il colpo da destra. Occhio, l'ho visto. Penso che anche lui mi abbia visto, lo sai? Ah, dovevo farla io. Sarebbe stata una easy kill. Vabbè. L'ho visto. Fumo. Distrutto? Sì, era il 41, buono. Destra. Vai! Come on! Lo sapevo. Mo c'è quello sulla sinistra, ovvio. Vabbè, è normale perché vanno a respawnare, no? Ok, ragazzi, salvatemi. Non mi salverà nessuno. Ovvio. Ma è inutile anche sperare alle volte che qualcuno ti dia una mano, sinceramente. Cioè, semplicemente non ti devi mettere nella situazione negativa, punto e basta. Sono veramente rarissimi i giocatori che effettivamente ti danno una mano. Due cose aggiuntive su questo carro armato. Per quanto riguarda il cannone, ovviamente potrete incontrare un po' di difficoltà nel mirare correttamente gli avversari, perché sarete abituati con dei cannoni più standard, quindi con un 165 spesso e volentieri l'alzo dovrete rimanere un po' di più per calcolarlo in maniera corretta, o semplicemente affidatevi alla fortuna, alzate e sparate come vi ho fatto vedere in una clip ben specifica. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il premio di 165 per quanto riguarda i crediti è poco se paragonato al 114 che ha 405 oppure al Wolfpack che ha 450. Sinceramente, con un carro armato premium di questo livello così importante, mi sarei aspettato un premio maggiore per quanto riguarda i crediti, però sicuramente è un problema mio e dell'economia di gioco, che penso appunto non vada nella maniera più assoluta, o perlomeno, ripeto, è quel che penso. Nel complesso, il carro armato non lo comprerei, perché punterei su altro se proprio dovessi sbloccare l'intero ramo americano. Ragazzi, video terminato. Io come sempre vi ringrazio per like, commenti e le visualizzazioni. Noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao! Che non sarà con l'M728, Cev. Addios! You don't know.